Ecco, da qualche giorno abbiamo cominciato uno studio del testo a tavolino che è fondamentale per poi immaginare come preparare lo spettacolo, come montare lo spettacolo in scena, ed è soprattutto un grosso lavoro che io credo sia necessario fare con gli attori, perché prendendo consapevolezza, senza l'obbligo dell'interpretazione immediata del testo, delle sue varie fasi, della sua struttura in qualche modo, si riesce man mano a entrare dentro quelle parole, dentro quelle situazioni, e gli attori cominciano ad assorbire il testo, non solo singolarmente come interpreti, ma fanno con me il lavoro registico, che, in un teatro di questi anni credo che sia giunto il momento in cui l'attore non è solo al servizio, ma è consapevole di tutto il disegno di regia e non viene messo dentro come un elemento separato dal contesto, per cui si diventa un lavoro, usiamo una parola molto usata, diventa un lavoro veramente di squadra, soprattutto di consapevolezza. Io sono solo onorato di lavorare con Ottavia Piccolo, perché è un pezzo di storia del teatro italiano, dello spettacolo, del cinema italiano, quindi siamo già alla seconda collaborazione, perché abbiamo appena finito un film alla Giudecca, siamo tornati qua a Venezia a fare queste prove a tavolino. Quello che posso dire subito che è una donna simpaticissima, quindi poi se sono rose fioriranno, ma sono già fiorite. Che male. Io sono felicissima di lavorare con Paolo, di lavorare con Mauro, di lavorare su questo testo di Stefano Massini che si chiama Eichmann, dove inizia la notte, e siamo in una situazione un po' particolare, siamo lontani, non ci tocchiamo, però si è già capito che ci piacciamo molto e ci vogliamo bene. Abbiamo lavorato, come ha detto Paolo, già in un film dove ci siamo frequentati pochissimo, anche lì da lontano, un film di Segre che si chiama Welcome Venice, giusto? E speriamo che questa nostra avventura possa andare tranquillamente dove deve andare, e cioè sulle tavole del palcoscenico, dei palcoscenici d'Italia.